Quando su Viale Gramsci appaiono loro, si incomincia a respirare aria di carnevale. Stiamo parlando delle tribune che già da questa mattina sono al montaggio lungo quello che, nelle domeniche del 9, 16 e 23 febbraio, si trasformerà nel viale più allegro e colorato d'Italia. Per avere la certezza di partecipare alle sfilate, però, e non rischiare di rimanere fuori, ricordiamo che il limite massimo è di 14.425 persone, o anche semplicemente per evitare code e disagi alle casse, l'ente carnevalesca ricorda che si può già acquistare il proprio biglietto sul sito www.carnevaledifano.com nell'apposita sezione che rimanda al sito di Viva Ticket. Il prezzo d'ingresso è sempre di 10 euro se lo si acquista online o 12 alle casse ai varchi lungo il percorso, cosa sconsigliata dall'organizzazione per evitare il più possibile di creare ingorghi e code agli ingressi e per non rischiare ovviamente di rimanere fuori. Previste riduzioni per disabili, minorenni, ultra 65enni e gruppi di almeno 25 persone. I possessori poi della tessera dell'ente carnevalesca e gli accompagnatori di disabili e bambini sotto i 140 cm potranno acquistare il ticket d'ingresso al costo solo di 1 euro. Al via anche le vendite per una delle 56 tribune box dislocate lungo il viale, sulle quali potranno salire un massimo di 15 persone, e per accedere alle tribune A e B che contengono 180 e 100 persone. Per chi accede alle tribune box c'è il diritto a partecipare all'ormai storico concorso per la miglior mascherata, che quest'anno prevede tanti ricchi premi per i primi tre classificati. Inoltre, per chi vuole sostenere il carnevale più antico d'Italia, continua anche il tesseramento all'ente carnevalesca al costo di soli 10 euro e potrà quindi partecipare anche alle assemblee, esprimere il proprio parere e votare quando ce ne sarà bisogno.